Il 21 maggio Microsoft ha annunciato la sua cazzosissima console di nuova generazione, l'Xbox One. Al contrario di Sony, Microsoft ha buttato subito le carte in tavola e la prima cosa che ci ha fatto vedere in questa conferenza è stata appunto la console stessa. In stile anni 80, a metà tra il videoregistratore di mio nonno e un Nintendo NES, ecco a voi l'Xbox One. Processore AMD 8 core X64, 8 GB di RAM, 500 GB di memoria, Blu-ray disc, porta HDMI e USB 3.0. Signore e signori, l'Xbox One! Dopo averci presentato la console, ci hanno mostrato subito il joystick, che è uguale a quello della 360, solo che è un po' più preciso. E meraviglia delle meraviglie, ci sarà un Kinect super mega extra lusso rivoluzionario che ubbidirà a qualunque cosa noi diciamo all'Xbox. Non ci servirà più il nostro fottuto telecomando, in quanto la nostra Xbox farà tutto, ovvero Xbox accenditi, Xbox giocare, torna alla home, fai swish, 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 voglio sentire Justin Bieber, Xbox metti un porno con Sasha Grey, Xbox fammi un pippone. Oh. Ragazzi, basta che poi non facciamo la fine di Wall-E. Un'altra feature che hanno fatto vedere questi di Xbox è che mentre si guarda un film o mentre si gioca, sarà possibile accedere a videochiamate con Skype con i propri amici. Cosa cazzo serve Skype con la webcam? Se io mi voglio guardare un film, mi guardo un film. Non è che devo parlare con un amico su Skype mentre mi guardo il film. Se no il film non lo seguo. O parli su Skype o guardi il film. Ma uno che mi chiama mentre sto guardando un film è un cagacazzo. Dopo tutta questa bella presentazione, Xbox accenditi, Xbox spegniti e scorri le pagine ammanate, a mo' di scacciamosca, è arrivato il turno del capo supremo, uno dei capi, uno dei tanti capi della EA Sport. Sempre le solite novità sui giochi sportivi, un'intelligenza artificiale ancora migliorata, una grafica ancora migliorata. E poi ha detto una cosa che sono rimasto così, anzi mi sono incazzato, ha detto che Ultimate Team di FIFA 14 sarà un'esclusiva su Xbox One. Cosa che sembrerebbe non vera, perché è stato detto ci saranno solo delle feature esclusive, non si sa ancora cosa. Comunque, se siete aggiornati fatemelo sapere, scrivetemelo pure qui sotto nei commenti. E speriamo veramente che non c'è FIFA 14 soltanto per Xbox One, sennò sarebbe una stronzata. Anche perché FIFA, anzi la EA Sport, con tutti i pacchetti che ha venduto su PS3, Xbox e PC, ci ha fatto un po' di dindini, così perderebbe un sacco di soldi. A meno che Microsoft appunto non abbia comprato un miliardo di milioni di pacchetti alla EA Sport per avere l'esclusiva su FIFA Ultimate Team 14. Dopo l'intervento dell'omino in giacca e cravatta della EA Sport to the game, è stato presentato il trailer di un gioco nuovo che sarà un'esclusiva Xbox, ovvero Quantum Break, di cui non si sa ancora nulla perché è stato mandato soltanto un trailer dove non dicevano niente se non che è un gioco catastrofico. Cioè, che ci stanno delle catastrofi? Ma chissà se sarà pure una catastrofe nelle vendite. Dopo Quantum Break, di cui non ho capito praticamente niente, aspetteremo le 3. Finalmente è arrivato il turno di Call of Duty Ghost. Ci hanno fatto vedere che la grafica dopo 15 anni sarà super rinnovata, super pompata, super cazzuta e il gioco sarà sempre lo stesso. No, scherzo. Qui, oltre a dire che la grafica sarà super mega extra galattica, non hanno detto molto se non che nelle mappe multiplayer ci sarà la possibilità di interagire con l'ambiente, come Battlefield insomma. Dopo Call of Duty, ragazzi, è finita la conferenza. Microsoft mi ha lasciato con le palle a terra perché, per il mio, non hanno generato nessun tipo di hype. Non hanno fatto vedere proprio il succo di questa Xbox. Sì, sappiamo le caratteristiche, sappiamo che Call of Duty avrà una grafica pompata e sappiamo che schiacceremo le mosche per scorrere nei menu. Ma non sappiamo nient'altro. Dove stanno i giochi? Ci hanno detto che è una console interattiva con la quale si potrà ascoltare musica, si potrà giocare, guardare film in contemporanea, parlare in webcam con Skype. E i giochi dove stanno? Tutto rimandato alle 3. Microsoft, hai fatto pof, un buco nell'acqua, perché
tutto fumo e niente arrosto. Ora sicuramente le vostre reazioni saranno due. Una è: che bella c'è la nuova Xbox, mi faccio un peppone, ora la vado a preordinare a GameStop. Che figo il Kinect, posso degli Xbox accendi, spegni, Apple accende, rasponi a domani. Poi ci saranno i super hater dell'Xbox che diranno: oddio, ma zunna sto Xbox penzola. Voi siete contenti e fate gne gne gne, io mi muovo qui col Kinect, gli dico Xbox accenditi e si accende. No, è lezza. Puzzunna. Schiaffoni le prenderei. Schiaffoni quelli della Microsoft. Ragazzi, a parte ste cazzate, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa nuova Xbox con un commento qua sotto. Vi ricordo come al solito di lasciare un pollice in su. Un salutone a tutti, un abbraccione e ci diciamo, gente. Ragazzi, ovviamente ho stupurato il fatto che saranno bloccati i giochi usati, perché credo sia uno scherzo, vero Microsoft? Vero? Vero! Cazzo! Cazzo! Dio mio! Posso fare i tornei di Wanna Be The Gangin Gangan Style? Posso fare i tornei di Gangan Style? Di merda. What? Gangnam Style. Porca troia. What? Gangnam Style.